Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di mio podcasting, episodio numero 84, stagione 8. Anche questa puntata dal colore paleofologico, in relazione ad una bloggata che, se volete, potrete andare ad approfondire in link in descrizione. Criteri e metodi di ricerca ed analisi su potenziali contattisti del passato. Dunque, che cosa vi posso dire? Estratto da Paleo Contatti Indiretti, capitolo 19, contattisti o contattati, le fasi del contatto alieno, pagina 168. Dunque, precondizioni attorno al caso potenziale di contattismo. Questi elementi, secondo me, sono facili da analizzare. Sappiamo quasi tutto grazie alla ricerca paleofologica, sappiamo di razze, stime sugli intenti, distribuzione dei viaggi per la Terra, stima della tecnologia e UFO shape genuine, oltre a sistemi stellari più probabili di partenza, ed abbiamo anche modelli extrapolativi, tuttora in testing, sul traffico alieno per la Terra. Quindi, per esempio, se spuntasse un ipotetico contattista che raccontasse e disegnasse un UFO a forma di triangolo, se il contattista dicesse che a bordo ci sono alieni nordici, quali racconterebbero bla 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 bla, ecco, non ci vorrebbe davvero molto a capire che il potenziale contattista sta raccontando una minchiata ultrasonica, perché quello che dice non è lontanamente vicino alla stima sullo stato di natura. La bloggata continua analizzando se invece il caso fosse interamente genuine, se il caso fosse parzialmente genuine. Quindi sarebbe da fare dei controlli formali sulle asserzioni dette dal contattista e circa il contenuto dei messaggi alieni rilasciati dal contattista. Si presuppone che tali messaggi abbiano un qualche tipo di scopo. Si presuppone sempre che il contenuto di un potenziale messaggio contenga sempre un determinato contenuto ed abbia un determinato scopo. Di norma ci si attenderebbe una prova pesante da un contattista moderno e vivente, un artefatto alieno ipertecnologico e un nanorobotico, o evidenze di DNA alieno, di cui forse potrebbe anche essere difficile comprenderne la funzione. Oppure un artefatto alieno più semplice e modesto, come un paio di scarpe alieno, un bicchiere alieno, un asciugamano alieno, un qualsiasi artefatto di poco valore che possa essere regalato come prova diretta ad un amico. Tali oggetti dovrebbero avere isotopi non presenti sulla Terra, che dimostrerebbero inequivocabilmente, meglio di una fotografia, che il manufatto è assolutamente alieno al 100%. Oppure il contattista moderno e vivente potrebbe avere brandelli di conoscenza aliena, ossia nozioni scientifiche o fisiche o astronomiche espresse in linguaggio matematico, che è l'unico alfabeto universale per rappresentare leggi naturali sintetizzate in teorie non ancora note alla scienza umana. Oppure il contattista moderno e vivente potrebbe disporre della conoscenza di eventi naturali o sociopolitici non noti al genere umano, che solo successivamente, con il passare del tempo, dovrebbero essere veri e o ragionevolmente verificati, perché provenienti da know-how scientifico alieno, se valutati con una logica fuzzy. Per analogia, ad esempio, si pensi alle informazioni fuori contesto storico ricevute dagli Incas, oppure a quei pochi brandelli di conoscenza astronomica fuori contesto storico che disponevano gli antichi egizi. Invece, sarebbero solo poco indicative e scarsamente accettabili una serie di valori morali o considerazioni generiche sullo stato del mondo
come ad esempio cambiamento climatico, disparità di risorse tra paesi ricchi e poveri, inutilità della guerra, eccetera, e tali considerazioni generiche sarebbero anche banali informazioni facilmente rintracciabili in rete da chiunque, quindi facilmente introitabili in una burla. 4. Studiare il soggetto cercando di capire perché si è diventato contattista, ricavandone se esistono delle condizioni necessarie o sufficienti a comprendere tale fenomeno. Ora, molto più affascinante è scandagliare le radici della letteratura di fantascienza per verificare se vi sono stati paleocontatti indiretti, ossia contatti singoli, dove avvistamenti di UFO o di incontri più ravvicinati hanno comportato conoscenze fuori contesto storico, che poi sono state trasformate in incipiti di narrazione di fantasia per permettere al testimone ufologico di monetizzare l'evento, senza però esporsi al pubblico ridicolo. Veniamo quindi ai criteri e metodi di ricerca ed analisi sui potenziali contattisti del passato. Quando si ha a che fare con persone defunte che talvolta sono state etichettate da vari generi di letteratura come contattisti, le procedure di ricerca sono simili, ma non proprio identiche a quelle applicabili ad una persona ancora in vita. Essendo la persona oggetto di ricerca ormai defunta, non è possibile porre ulteriori domande per ricevere chiarimenti o approfondimenti o dettagli aggiuntivi. Quindi, se per contattista si intende una persona che dichiara di essere stato in contatto in modo cosciente dagli alieni e di avere un messaggio da riferire, oppure una storia da narrare, questi tipi di personaggi dovrebbero avere evidenze aliene di tipo granitico, come artefatti alieni ipertecnologici, oppure artefatti alieni modesti, oppure rigorose nozioni scientifiche, astronomiche e fisiche non note, oppure conoscenze di eventi naturali sociopolitici fuori contesto storico. Al momento nella letteratura umana, in ogni scibile umano, non esiste alcun soggetto che soddisfi tutte queste condizioni. Esiste però un'altra classe potenziale di persone, i contattati, sui quali è possibile effettuare un'analisi a largo spettro, a posteriori, per identificare l'esistenza o meno di un paleocontatto indiretto. Per contattato si intende una persona che non dichiara di essere stato contattato in modo cosciente dagli alieni, ma nei suoi scritti, nelle sue opere, elabora nozioni scientifiche e o circostanze o eventi naturali o sociopolitici fuori contesto storico che non sarebbe stato possibile conoscere, oppure che tale tesi non siano frutto di una estrapolazione razionale logica spuria. Perno centrale dell'analisi di un ipotetico e potenziale contattato è la ricerca nei suoi scritti d'anomalie, ossia di informazioni corrette, cioè esatte, al dettaglio e fuori contesto storico. Rientrano in questa grande e generica definizione a largo spettro sia le nozioni storiche, scientifiche, mediche, eccetera, o evidenze indirette, descrizioni di artefatti tecnologici o mezzi o tecnologie reali e funzionanti, completamente fuori contesto storico. Quindi nozioni scientifiche esatte e fuori contesto storico, descrizioni di circostanze ed eventi fuori contesto storico, descrizioni di artefatti o tecnologie fuori contesto storico, descrizioni di eventi naturali non ancora accaduti e fuori contesto storico, descrizioni di eventi umani non ancora accaduti e fuori contesto storico, che ad un'analisi del pettine effettuata a posteriori risultino sotto una logica fuzzy e esatte al dettaglio. Per non cadere nel banale fraintendimento, l'esempio classico della contattata degli alieni è Eliza Haywood. La donna fu attrice e prolifica autrice nel 1754. Eliza Haywood descrisse, senza fare alcun errore tecnico o scientifico,
e di Intelligence un artefatto alieno che all'epoca del 1754 era totalmente fuori contesto storico. Ma tale artefatto è oggi reale, appartenendo esattamente al dominio della tecnica e tecnologia del XXI secolo. Si evince quindi che tutti i criteri e metodi di ricerca ed analisi su potenziali contattisti del passato hanno i limiti della frontiera della conoscenza nota: tecnologica, tecnica, storica, scientifica, medica, eccetera, dell'esaminatore. Se non è possibile riconoscere o validare presunte tecniche e tecnologie e nozioni scientifiche o eventi storici futuri che appaiono fuori contesto storico, l'analisi deve essere necessariamente sospesa e posticipata, lasciando l'onere ai posteri. Posteriori, i posteri conosceranno la frontiera tecnologica, tecnologica, scientifica, storica e quant'altro, che appunto sarà stata espansa dall'umanità. Quindi eventuali paleofologi razionali del futuro saranno capaci di separare il grano dalla pura, riconoscendo e validando segnali storici genuini, quanto disconoscere e scartare il banale rumore di fondo. Se siete interessati a queste considerazioni ultra super cervellotiche di paleofologia razionale, vi suggerisco di andare a approfondire la tematica della bloggata che trovate in descrizione, quanto di consultare modelli ufologici quantitativi V6.5 come argomenti correlati ed anche il modello paleofologico qualitativo Cook-Kardashev come argomenti correlati. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.